tutti ragazzi, sono i Vegasita e oggi io non è un tutorial questo, ma è un video per informarvi che ho creato una nuova applicazione che secondo me è molto utile. È ancora in fase alfa, quindi nemmeno beta, quindi è ancora in fase di lavorazione. È un programma che ho creato su Visual Basic e serve per dare un'ulteriore sicurezza, un ulteriore controllo al vostro account. In pratica funziona così questo programma. Ora vi spiego tutto come funziona. In pratica, quando voi entrate nel vostro account, si apparirà una finestra del genere che non è sovrapponibile, quindi resterà sempre in primo piano, quindi darà molto fastidio. Ma se voi conoscete la password, che è modificabile secondo dei comandi che poi specificherò, se conoscete la password vi eliminerà questa finestra molto noiosa. Quindi se non la sapete, per esempio scriviamo 8, non è la password, premendo accedi verrà scritto accesso negato, quindi resterà comunque in primo piano. Invece se scriviamo la password corretta, verrà fuori un'altra finestra con scritto accesso eseguito. Quest'ultima sarà chiudibile. Per me è utile perché comunque se qualcuno dei vostri familiari, se avete un computer condiviso, cerca di entrare nel vostro account che voi volete tenere riservato, si troverà davanti a questo problema, diciamo così. Ma e non è ovviabile, anzi sì, tramite il task manager o la gestione attività, ma non penso che vostra sorella sappia usare gestione attività. Quindi secondo me è molto utile. Per fare in modo che si attivi automaticamente, bisogna fare così: andare su Start, tutti i programmi, cercare la voce esecuzione automatica, cliccare destro e apri. Qua si apparirà una cartella vuota, no? Vuota, facciamo così, no? Così vuota, no? Come questa. E metterò nella descrizione il link dove scaricare questa fase alfa, che però avrà la password uguale per tutti, che sarà nell'area, in un file readme. Dobbiamo fare così: dobbiamo cliccare destro sul programma che sarà nell'area. Prima dovete estrarlo da qualche parte, tipo in documenti. Poi bisogna entrare nella cartella, ci saranno questi quattro file. Dovremmo cliccare adesso sul file eseguibile, questo qua, che si chiamerà prova password. Basterà cliccare destro e premere crea collegamento. Questo collegamento andrà spostato nella cartella dell'esecuzione automatica. In questo modo, ogni volta che entrerete nel vostro account, si aprirà questa finestra, quella che vi ho appena fatto vedere. Come vedete, ha ancora molti bug, come la facilità di spostamento della finestra, che vedete la posso mettere dove voglio.
però nella fase beta introdurremo molte più opzionalità. Quindi secondo me è molto utile, abbastanza utile, questa fase alfa non so quanto potrebbe essere utile, però ad esempio mettendo una password qualunque non vi dà modo di eliminare questa finestra, solo mettendo la password corretta. Se me lo chiederete, io vi posso modificare questo programma affinché voi abbiate la vostra propria password in questo programma, in modo da che ci fa? Bello, scusami. In modo da rendere più semplice l'esecuzione del programma. Penso di esservi stato abbastanza utile, penso, spero. Ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao ciao.